È ancora presto per esprimere giudizi definitivi e perentori, ma una cosa può essere detta con ragionevole certezza. Il Pescara è sulla strada giusta. Baldini è entrato nella testa dei calciatori, un punto di partenza fondamentale. Naturalmente tutto è migliorabile, ma la gara con la Torres, squadra forte e collaudata, ha confermato, a prescindere dagli aspetti tecnico-tattici, uno spirito di corpo davvero encomiabile. Il DS, Pasquale Foggia. Ancora forti sono i rimpianti per la mancata vittoria? Assolutamente, perché comunque prendere gol al 95esimo è dura da digerire, però sono stracontento perché quando si dice una squadra viva lo si dimostra in quello che è stato fatto il secondo tempo contro una squadra, a mio parere, molto ma molto forte, che è la Torres, che è una delle candidate a giocarsi la vittoria finale. In realtà non dorme mai il mercato, quindi la domanda è d'uopo, è d'obbligo. Arriva in prote? No, ma io credo che in questo momento la squadra è al completo. Noi abbiamo preso Balzania, abbiamo tenuto Merola, quindi in prote andava a ricoprire quei ruoli, no? Può fare anche il terzino, ma Staver ha dato le sue garanzie. Io ragiono più alle partite che mancano da qui a dicembre, no? Perché c'è anche un altro mercato. Quindi... Certo. Quindi insomma, sei stato chiaro, il mercato si è definitivamente chiuso, insomma, non pensate agli svincolati, nella fattispecie a Improta. Semmai il dubbio era legato alla prima punta, perché da 2 mesi si parlava di diversi bomber accostati al Pescara, su tutti nelle ultime settimane di Michele Marconi, che dopo la risoluzione con l'Avellino ha firmato con la neopromossa Alcione Milano. Quindi cioè, ecco, infatti, alla luce di quello che ha detto Baldini in conferenza stampa prima della partita, non era reale l'interesse per Marconi? Non è stato mai reale? Io non sono un amante dei dati, per l'amor di Dio, però l'attaccante, nella fattispecie Vergani, come potrà essere un altro attaccante, corre 11 km e mezzo a partita, fa un lavoro totalmente differente, quindi bisogna trovare le caratteristiche per l'allenatore. Marconi è un grande giocatore, ma è un bomber, è un giocatore d'aria che sta lì, e per come giochiamo noi non era il calciatore che si sposasse appieno. Si è sposato appieno questa filosofia, c'è stata l'opportunità di Tonin, che già insomma ne parlavo da una settimana, magari con una maggiore qualità rispetto a Cuppone, o mi sbaglio? È un giocatore pulito, quindi assolutamente io sono contentissimo. A proposito, Merola quando sarà pronto? 2 settimane? Penso al massimo 2 settimane. Vergani ha dato segnali importanti nelle 2 partite che ha fatto. Ovvio che l'errore che oggi lui può fare è quello di accontentarsi della prestazione, perché poi sappiamo bene che l'attaccante deve portare a casa anche i gol, e quello col lavoro sicuramente arriveranno. E devo dare merito al mister, che ci ha lavorato tanto, gli dà grandissima fiducia, e quindi spero che sia l'anno suo per potersi riprendere quello che nella testa tutti abbiamo. Per noi in queste 2 partite è stato fondamentale. Guardate i 2 gol che facciamo ieri, ed entra in tutte e 2 le azioni, lo scatto che fa il 93esimo, a mantenere vivo il pallone. Quelli sono i segnali che ti fanno giocare le 5 partite. Qual è la qualità che ti è piaciuta di più di questa squadra in questo primo scorcio? La voglia di arrivare al risultato, la voglia di ribaltarla come con la Torres, la voglia che dopo il pareggio della Ternana abbiamo continuato a giocare, ad aggredirli, a prenderli alti, e ci siamo guadagnati la vittoria. Questa voglia di fare, ovvio che poi pian piano andrà messa anche una qualità differente, perché ce l'abbiamo, ma questo viene con un percorso.